Sono appena tornato dal Nepal e sto già pensando anche a ripartire. L'estate la voglio e la devo fare in Italia per tutta una serie di impegni che non posso non attendere. Ma il progetto alpinistico che andrò a realizzare e la montagna che andrò a tentare sarà a metà settembre, è una montagna inviolata. Tra l'altro io ne sto già parlando, ma non so neanche se potrei dirlo, ma comunque tanto l'ho già detto. Dai, e quindi è una montagna inviolata. In realtà figura una salita effettuata nel 1935 su questa montagna, che abbiamo scoperto invece non essere stata realizzata, perché questa montagna, che si chiama Lingtren, che è una dirimpettaia dell'Everest, ha la sfortuna di non essere di 8000 metri, che è diventata però alla fine la sua fortuna, perché tutti guardavano il gigante terrestre che è l'Everest e non guardavano la sua sorella più piccola. Questa montagna Lingtren è di circa 6700 metri, è uno scivolo bellissimo, ha una forma invitante, e l'idea è di andare con un amico spagnolo che fa parte anche lui del team di The North Face, si chiama Aymar, e insieme tentare di salire questa montagna, e la sua idea poi di scendere con gli sci. Quindi io gli do una mano a salire, poi gli dovrà scendere con gli sci fino a un certo punto, e poi insieme dobbiamo ritornare sulla cresta, perché lui sarà in piena parete, e lungo la cresta poi scendere giù fino al campo base. Sarà un mesetto di spedizione e ho voglia, perché l'alpinismo del futuro secondo me andrà in questa direzione, cioè su montagne un po' più piccole, meno trafficate. Ce ne sono migliaia ancora di inviolate e sono lì che aspettano qualcuno che le salga. Alcune addirittura non hanno neanche un nome, non è il caso dell'Lingtren, ma moltissime sono lì e gli puoi dare il nome che vuoi. Siamo in due alpinisti e in più ci sarà un altro team di due persone come fotografo e cameraman. L'intenzione di usare anche un drone per effettuare anche delle riprese video accattivanti sia della salita che della sua tentativa di discesa con gli sci, e quindi due persone che arriveranno fino in cima. Il dronista non ha bisogno di arrivare in cima, ma dovrà arrivare comunque al colle a 6000 metri per essere vicino e per capire come e quando filmare, e il fotografo ci seguirà fino a un certo punto sulla cresta per avere una prospettiva fotografica interessante. Non posso dire stile alpino, perché lo stile alpino vuol dire partire, arrivare in cima e scendere, però è uno stile leggero di sicuro, perché il team è comunque risicato. Non è escluso che si mettano anche delle corde fisse, perché c'è una parte di roccia abbastanza impegnativa, e dobbiamo considerare che l'interesse primario è la salita ma anche la discesa, ed essendoci anche un team fotografico e filmico, quindi non prettamente alpinistico, dobbiamo mettere in condizione loro anche di essere sicuri. Quindi diciamo uno stile leggero, ovviamente senza ossigeno, senza troppe, una logistica troppo complicata, e quindi definiamo uno stile leggero. In realtà non è in invernale lo stile, perché partendo a metà settembre e finendo la spedizione a fine ottobre è pienamente autunnale. Quindi non so ancora se questo inverno ritornerò in Himalaya per un alpinismo e una spedizione invernale come sono solito fare. Al momento mi concentro su questo, e quindi non è che non voglio dirtelo, non l'ho ancora chiaro in testa. Sono tentato, ma dopo tanti anni che non mi godo le Alpi, il Natale a casa mia sulle montagne nostre, che non è che siano poi così brutte, ok? Magari mi lascio anche tentare che salto un inverno, non lo so, devo vedere.